Bentrovati! Nuovo viaggio all'estero di Vaghi per il Mondo. Vogliamo proseguire il filone delle capitali europee, iniziato con Parigi e Praga. E siamo a Londra, la capitale del Regno Unito. E proprio da qui vogliamo iniziare il nostro viaggio alla scoperta della storia di questa città, dalle origini fino ai giorni nostri. In questa puntata ci dedicheremo proprio alla storia della City of London. E proprio per questo siamo qui di fianco a Southwark Cathedral, tappa obbligatoria per chi nel Medioevo volesse accedere alla città da sud. Infatti unica era la strada per accedervi. Su questa strada vi era un unico ponte, il London Bridge, unico fino al 700. Andiamo! Questo è il terzo London Bridge, si può dire. Se non consideriamo quelli di epoca romana di cui non si hanno tracce o quelli provvisori fatti di barche. Nel Medioevo esisteva l'Old London Bridge con tutte le case a fianco dove c'erano i mercanti eccetera, che era talmente stretto e congestionato da creare anche ingorghi, e nel 1800 venne ricostruito. Questo New London Bridge restò fino agli anni 70 del Novecento, quando un miliardario lo comprò, lo smontò e lo rimontò in Arizona, e poi venne costruito questo, sempre nello stesso luogo esatto, ovviamente più largo. I romani si insediarono in Britannia nel primo secolo d.C. e fondarono Londinium come porto di scambio di merci molto importante sulla riva nord del Tamigi. Londinium sorgeva dove oggi è la City of London. La città crebbe fino a raggiungere 50.000 abitanti, era una delle più grandi all'epoca. Nel V secolo però poi i romani abbandonarono la città e la lasciarono nelle mani dei sassoni. Di lì, fino a Medioevo inoltrato, purtroppo si hanno poche notizie. Poco o nulla rimane della Londra medievale, perché fu più volte distrutta dagli incendi, allora le case erano tutte in legno, ma il colpo di grazia avvenne col grande incendio del 1666, che distrusse completamente la City. Per commemorare quel fatto, Christopher Wren eresse questo monumento, che si chiama proprio The Monument. Dista 62 metri dal luogo esatto in cui si propagò l'incendio, infatti è alto a 62 metri ed è la più alta colonna tutta intera della storia, diciamo, del mondo. Sopra c'è addirittura una terrazza panoramica. I segni di questo incendio sono profondi nella città, perché è un punto di separazione tra quello che era il passato e poi quello che venne costruito successivamente, cambiando le sorti della City of London. Ed eccoci alla cattedrale di St. Paul. La prima cattedrale di St. Paul, quella medievale, andò distrutta completamente nell'incendio del 1666. Venne ricostruita poi su progetto di Wren. Il primo progetto era troppo ambizioso, venne un attimo ridimensionato, ma questo ne è il risultato davvero spettacolare. E pensate che per poterla ricostruire dovettero imporre anche una tassa sul carbone, in modo tale da raccogliere i fondi più in fretta. La cattedrale è in stile barocco, ma ha molti meno, come dire, fronzoli. È decorata all'interno, ma allo stesso tempo rimane semplice. St. Paul è il cuore religioso della City e non solo di tutta la città, monumento simbolo in cui si svolgono importanti riti, matrimoni, funerali. La sua grandiosità è anche accentuata dalla cupola, che è la seconda più grande del mondo dopo quella di San Pietro di Roma. Ebbene, secondo voi ci saliamo o non ci saliamo? Conoscendoci, per forza. La City era destinata a diventare il cuore degli affari, del business, della finanza della capitale britannica, e non solo ai tempi nostri, ma anche nel passato, perché qui si stabilirono alcuni mercanti, alcuni banchieri provenienti dall'Italia. Abbiamo infatti Lombard Street alle mie spalle, si chiama così proprio perché si insediarono i banchieri lombardi.
dopo la cacciata degli ebrei e questi fatti storici. Poi si sviluppò. Questa parte di città attualmente è veramente il cuore finanziario di Londra e lo si può vedere dai suoi palazzi, dai suoi nuovi palazzi avveniristici, grattacieli. Qui è un cantiere unico, ne nascono uno dopo l'altro. Ma ci sono anche gli edifici storici. Cosa abbiamo? Abbiamo la Bank of England, il Royal Exchange, la borsa, e tutti quegli altri luoghi del potere finanziario della città. Alle mie spalle l'Old Bailey, conosciuta più come la Central Criminal Court, uno dei tribunali penali più conosciuti di Londra. Essa sorge sul luogo dove vi erano le prigioni di Newgate, tristemente note nel XVIII secolo per il fetore che saliva dalle prigioni fino alle aule. Tanto è vero che i giudici hanno mantenuto tutt'oggi il rito di portare dei mazzolini di fiori durante i primi due giorni delle udienze. Di fronte alla corte d'assise si trova la chiesa, dentro la quale è presente ancora la campana che suonava a morto ogni qualvolta vi era un'esecuzione. All'incrocio tra Guildspaw Street e Cock Lane si trova il Golden Boy, la statua di un bambino grassottello volta a commemorare la fine del Great Fire of London, il grande incendio di Londra del 1666, nato dal quartiere delle panetterie in Pudding Lane. Il re bambino grassottello sta a rappresentare la sentenza della corte che, non sapendo a chi dare la colpa, l'ha data simbolicamente ad un peccato di gola, trovandosi poi nella zona dei panifici, delle bakeries. Quindi, ricapitolando, cioè, prima sono arrivati i Romani e qui in questa zona hanno creato la loro città. Poi se ne sono andati e sono arrivati i Normanni. Guglielmo il Conquistatore, 1066, è iniziato il dominio normanno. Poi dopo c'è stato il grande incendio che ha distrutto praticamente tutto quello che rimaneva. Christopher Wren si è impegnato, ha ricostruito praticamente un terzo delle chiese che esistevano. Infatti le chiese attuali sono un terzo di quelle che c'erano nel Medioevo, e quello che non ha distrutto il grande incendio l'ha distrutta la Seconda Guerra Mondiale. Infatti Londra fu bersagliatissima nella Seconda Guerra Mondiale. Questo è un segno: questa chiesa è stata distrutta, sventrata, rimane soltanto una parte di facciata e il campanile, e anche questo fa parte della storia di Londra. E tanto per citare alcuni di questi palazzi nuovi che sorgono qui nella City, abbiamo questo qui particolarissimo che ormai fa parte dello skyline della City, che è soprannominato il Cetriolo, The Joking, fatto da Norman Foster. Il meno recente dall'altra parte, Palazzo dei Lloyds, che è stato costruito da Richard Rogers, che progettò insieme a Renzo Piano il Beaubourg a Parigi. Infatti le fattezze sono più o meno simili. Poi qui abbiamo un nuovo edificio che è il Leadenhall Building, ne stanno costruendo un altro qua che è lo scalpello, dalla forma sembra puntita. Insomma, qui siamo pieni di grattacieli, cioè tutto un anno dopo ne trovi altri che non vedevi l'anno prima. E dalle moderni torri grattacielo della City facciamo un salto indietro nel tempo, torniamo nel Medioevo ed eccoci nella Torre di Londra, una vera e propria cittadella fortificata e anche unico resto del dominio normanno. Fu voluta da Guglielmo il Conquistatore e terminata nel 1100. Al centro del complesso troviamo la Torre Bianca, che poi è il nucleo principale originario della Torre di Londra, che fu un tempo sede reale, zecca di Stato e anche prigioni. Infatti è conosciuta proprio per essere stata una feroce prigione, proprio qua fuori venivano giustiziati i condannati. Gli altri edifici poi attualmente cosa ospitano? Musei, nonché i gioielli della corona. E chi non conosce la leggenda dei corvi neri della Torre di Londra? Se questi corvi abbandonassero la Torre di Londra, andrebbe a cadere la monarchia. Questa è la ragione per cui fin dal Medioevo si dice che a questi corvi venissero tarpate leggermente le ali, in modo che potessero volare sopra la Torre di Londra ma non allontanarsi troppo.
Vedete questo piccolo villaggino alle mie spalle? Beh, siamo sempre all'interno della Torre di Londra, perché ci sono anche delle piccole abitazioni. Infatti qui risiedono i guardiani della torre, un gruppetto di uomini con la loro divisa, sono tutti volontari, la loro divisa blu scuro bordata di rosso, che fanno anche la cerimonia della consegna delle chiavi per l'apertura appunto della torre. E sono loro che si occupano dei corvi della Torre di Londra. Dalla Torre di Londra a un altro simbolo, il Tower Bridge, appunto il ponte della torre, che venne costruito per far fronte all'intensificarsi del traffico. Ormai il London Bridge era insufficiente per reggere il traffico tra la riva sud e la riva nord della città. Ricordiamoci che il London Bridge, che abbiamo detto stamattina, era l'unico ponte attraversabile, quindi immaginatevi che traffico. Allora pensarono di costruire un ponte, ma c'era l'esigenza di far passare le navi, quindi ci voleva un ponte mobile. Ebbene, il progetto si concretizzò nel 1894 con questo modello di ingegneria vittoriana, con un sistema che consentiva di aprire questo ponte, un sistema a vapore con delle turbine ancora oggi visibili ma non più funzionanti, perché funzionarono fino nel 1974, quando vennero sostituite da un meccanismo elettrico. Una volta si aprivano addirittura quasi 5 volte al giorno. E pensate che questo qua è l'ultimo ponte prima della foce, se escludiamo poi le dighe sul Tamigi. Poi ne vennero costruiti ovviamente altri dei ponti, ma non è che stiamo a raccontare tutti i ponti della città. Ciao! Ciao! Cosa c'è alle tue spalle? Il nuovo City Hall. Cos'è? Il municipio. E come viene soprannominato? L'armadillo. E quindi? Torniamo a parlare di architettura moderna. Bene! Let's go! E per concludere questa meravigliosa giornata siamo saliti su uno dei più recenti edifici costruiti, The Shard, la scheggia, costruito da Renzo Piano, da cui si gode di una bellissima vista. Siamo al 72° piano, semi all'aperto, e sembra di essere in un giardino a cielo aperto.